Signor Segretario Generale, signor Commissario Unico del Governo, eccellenze, eccellenze, autorità, cari ospiti. First of all, thank you very much for attending all this meeting, and I do apologize if I am late, but I want also to reassure you that I'm representing here the government of Italy, beginning with my Prime Minister Enrico Letta. So it's not only the Minister of Foreign Affairs who is going to address you a few words, but it's a welcome, and it means also the commitment of the entire government. As you probably know and you are aware, some of the ministers and colleagues that were supposed to be with you couldn't make it because of some fragility in the Italian landscapes that we hope we have overcome, plus an immense tragedy that has hit my country, as you know, in Lampedusa the day before yesterday. The government has declared today un giorno di lutto nazionale. And however we want to look forward, and we are here to work for Expo, in some way I want also to add here my compassions, regret, condolences to all men and women, children, and their family who lost their life recently and in this tragic event. Signore e signori, è davvero con grande piacere che intervengo nella sessione di chiusura di questi che mi si dice sono stati intensissimi giorni di lavoro del terzo International Participant Meeting. Come diceva lei, dottor Sala, è vero, ho avuto modo di seguire il progetto Expo Milano sin dal 2015 nella fase della candidatura, in quella che è stata veramente un'appassionante corsa, peraltro in competizione con una città e un paese a noi caro e a noi amico, in competizione con Smirne. But competition is competition. E all'epoca, da Ministro del Commercio Internazionale, ho fatto parte della squadra guidata da Romano Prodi e da altri, che si è impegnata a fondo per il successo che poi siamo stati in grado di raggiungere con uno spirito unitario e in una competizione leale, ripeto, con gli amici turchi che saluto con particolare piacere in questa occasione. Credo sia già stato detto, ma lo voglio riconfermare, che il governo italiano attribuisce ad Expo Milano 2015 una rilevanza assoluta e ritiene che costituisca una componente primaria del processo di ripresa economico italiana e non solo. Nell'attuale difficile contesto globale l'Italia sta investendo su un concetto innovativo e sostenibile di Expo, un evento europeo attraverso il quale Italia ed Europa potranno promuovere una virtuosa cooperazione con le regioni emergenti e con le regioni già ampiamente emerse, favorendo un processo di innovazione profonda della filiera della produzione e della distribuzione alimentare. Noi non ci aspettiamo di ricordare Expo 2015 per la ricchezza dei padiglioni o per l'architettura dei suoi edifici. Vogliamo che Expo abbia successo e pensiamo che avrà successo se saremo riusciti ad ottenere un ripensamento sull'uso della terra e dell'acqua, su come si possono combattere la denutrizione e l'ipernutrizione, su come per esempio ridurre gli sprechi alimentari. Secondo gli ultimi dati FAO, le perdite e gli sprechi di cibo a livello globale ammontano a quasi 680 miliardi di dollari nei paesi industrializzati e da circa 300 miliardi di dollari nei paesi in via di sviluppo. Dovremmo essere capaci di fornire una risposta credibile ad una domanda chiara e difficile. È possibile assicurare cibo nutriente, sano, accessibile e sostenibile per tutti? Ed è per questo che intendiamo allargare la nostra riflessione sull'alimentazione e la nutrizione agli aspetti che riteniamo abbiano un impatto sostanziale sul sistema economico e sociale globale, dalle modalità di conservazione degli alimenti
alla gestione trasparente ed equilibrata delle materie prime nei mercati internazionali. Sviluppare il tema del cibo significa non esitare a porsi di fronte al grande e drammatico paradosso che segna la nostra epoca. Se da una parte ancora oggi quasi 1 miliardo di persone patiscono di malnutrizione e fame, circa altrettanti subiscono i danni di un'alimentazione eccessiva e disordinata. L'incremento della produttività agricola e la crescita della popolazione richiedono un salto qualitativo nella gestione dell'intera filiera alimentare. L'Italia è sede anche delle agenzie ONU che si occupano di food security, dalla FAO al Programma Alimentare Mondiale all'IFAD, e vuole pertanto contribuire a questo dibattito con la forza della propria tradizione culturale, alimentare ed industriale. Il 2015 è anche l'anno in cui le Nazioni Unite discuteranno i nuovi obiettivi del millennio, che sono stati anche oggetto di grandi dibattiti recentemente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ed anche la sicurezza alimentare dovrà essere trattata in modo nuovo, secondo quello che viene definita un'agenda post-2015. Ma allo stesso tempo la carica innovativa di Expo Milano non si esaurisce negli aspetti legati all'alimentazione. Expo 2015 si candida a diventare un grande progetto di passaggio dall'epoca dello sviluppo industriale a quella di un nuovo sviluppo sostenibile, centrato sulla valorizzazione delle risorse del territorio e del paesaggio. E credo che innovazione sia la parola chiave che meglio saprà descrivere quest'Expo 2015. Innovazione nel modo di affrontare e discutere il tema di fondo dell'esposizione universale, coinvolgendo il settore privato, avviando concretamente progetti pilota e dimostrativi, rendendo partecipi i visitatori, in particolar modo quelli professionali. Innovazione sul piano organizzativo, con la decisione per la prima volta di istituire padiglioni tematici per filiere alimentari, insomma i cluster cacao, caffè, riso, cereali e tuberi, frutta, legumi e spezie, che stimolino i paesi produttori e consumatori a riflettere insieme su come migliorare l'efficienza della catena produttiva e distributiva. Innovazione nei rapporti con le imprese e le corporate globali, che stiamo già coinvolgendo, stimolandole a utilizzare la piattaforma di Expo per mostrare ai milioni di visitatori il loro potenziale di crescita. Come è stato ricordato, nel corso di questi lavori abbiamo raggiunto e sono stati raggiunti 134 paesi partecipanti ufficiali. La campagna di adesione, che ha visto il Ministero degli Esteri fortemente impegnato con un'azione diplomatica coordinata e incisiva, quindi è addirittura d'arrivo. E in realtà molte delle incontri bilaterali a livello di ministro che ho fatto in questa settimana all'Atre delle Nazioni Unite hanno avuto il tema dell'Expo come tema principale, o per ringraziare i paesi che l'avevano già deciso o per stimolare quelli che ancora non l'hanno fatto a firmare il contratto per padiglioni e cluster, o anche ad invitarne altri ancora a partecipare. Siamo già entrati nella fase di attrazione dei visitatori. Expo 2015 deve offrire un'opportunità straordinaria per il rilancio dei flussi turistici dall'estero. Ci siamo dati l'obiettivo di attrarre, su 20 milioni attesi, più di 6 milioni di visitatori stranieri, con pacchetti turistici dedicati e garantendo il massimo impegno degli uffici all'estero della Farnesina per la concessione dei relativi visti, sulla quale attività già siamo impegnati e che vedrà delle iniziative specifiche sulle questioni viste proprio tra poco a Roma in collegamento con la Commissione europea. Ai rappresentanti dei paesi partecipanti presenti con noi oggi voglio trasmettere due messaggi, tanto chiari quanto semplici. Il primo è un messaggio di apprezzamento per l'entusiasmo con il quale hanno voluto aderire a questa sfida. Abbiamo sentito forte la volontà della comunità internazionale di approfondire con noi il tema cruciale del futuro alimentare del mondo, della nutrizione, del cibo, dell'energia.
Il secondo è un messaggio di stimolo e di prospettiva. Con la conferma dell'adesione e con la firma dei contratti di partecipazione arrivati ormai ad oltre 75, dopo la sessione che ci ha preceduto, abbiamo solamente avviato il primo passo del processo di collaborazione che intendiamo suscitare. Dobbiamo adesso impegnarci perché la partecipazione a Expo non si limiti alla costruzione di un padiglione, ma punti allo sviluppo di nuove partnership che vedano coinvolta con grande decisione il settore privato. E cercando nuove partnership dovremo fare sì che Expo 2015 costituisca il luogo d'incontro delle nostre imprese più innovative che possono discutere nuove idee di business. Nuove partnership sono quelle che cercheremo di stimolare coinvolgendo la rete della cooperazione nella elaborazione di un'intesa globale sull'alimentazione. Nuove partnership vedranno coinvolte le donne imprenditrici. Credo che Expo 2015 debba e dovrà costituire una straordinaria opportunità per un protagonismo al femminile. Per questo stiamo sviluppando un progetto che promuova la creatività femminile nell'affrontare i temi della nutrizione con contributi, proposte e racconti di esperienze e di memorie. Il binomio donna e nutrizione sicuramente è indissolubile. Lo è culturalmente, lo è storicamente, lo è nella nostra anche vita personale. Ma l'accento posto da questo nuovo progetto deve riguardare le donne, soprattutto le donne imprenditrici, le ricercatrici, tutto coloro che attraverso la loro azione sono protagoniste della vita sociale. E questo pomeriggio ho invitato le commissarie generali donna per un incontro di inizio di questo lavoro comune. Sono sicura che potremo già elaborare delle proposte concrete e voglio ringraziare il lavoro della Vice Ministro Marta Dassù che ha particolarmente a cuore questo progetto. Grazie davvero. Il carattere universale del tema dell'esposizione di Milano non richiede solo l'adesione numerosa dei partecipanti, ma anche il loro contributo propositivo. Abbiamo adottato fin da subito un approccio inclusivo e cooperativo e offriamo il contenitore di altissima qualità, ma il contenuto deve essere il frutto di un'opera di squadra, di governi, organizzazioni internazionali, imprese e privati cittadini. Contiamo anche sul vostro apporto. Infine, ma non per ultimo, Expo rappresenta la celebrazione dell'interdipendenza che governa la nostra era, dal punto di vista sociale, economico e culturale, ed anche politico. Forse mi avete già sentito dire molte volte che oggi la libertà, si declina con l'organizzazione liberale dell'interdipendenza. Non vedo altra forma e altro modo di declinare attualizzandolo il concetto di libertà nel nostro tempo. Nei 6 mesi da maggio a ottobre 2015, riunendo a Milano più di 140 paesi, abbiamo l'obiettivo di dimostrare che se ci diamo obiettivi solidi su un tema che ci vede tutti coinvolti, possiamo riuscire a costruire una gestione corretta e equilibrata di questa interdipendenza. Se avremo centrato questo obiettivo, se avremo raggiunto un nuovo ordine negli squilibri dell'interdipendenza, se avremo saputo aggiungere un po' di equilibrio in questa interdipendenza, soprattutto nel sistema globale della nutrizione e dell'alimentazione, vorrà dire che avremo dato il nostro apporto al fine ultimo dell'esposizione universale. Mostrare, cioè, gli strumenti a disposizione dell'uomo per il progresso della civiltà e indicare prospettive per il futuro. E con questo auspicio formulo a voi tutti i miei migliori auguri di buon lavoro in questo nuovo cammino di libertà nell'interdipendenza. Grazie.